Bentornati a tutti, sono sempre Sambro Gilgamesh e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. In questo video vedremo altri 25 esperti, ovvero quelli del numero 77 al numero 101. Quindi possiamo pure partire. Esperto di Ponyta si trova a Zafferanopoli, vicino al Pokémarket, quindi poco distante dall'entrata est. Le mosse che conosce questo Ponyta sono Riflesso, Tossina, Turbofuoco e Riposo. Quindi la sua strategia si basa soprattutto sul diminuire costantemente gli HP che abbiamo. Anche l'esperto di Rapidash si trova a Zafferanopoli, più precisamente si trova nell'angolino a nord-ovest tra gli edifici dietro a un albero. Le mosse che conosce questo Rapidash sono Ipnosi, Perforcorno e Giravvita. Quindi ha due mosse offensive che non sono del suo tipo e quindi non ha lo stab, però sono super efficaci contro se stesso. L'esperto di Slowpoke si trova al percorso 21 subito sopra l'isola Cannella, quindi si arriva molto più in fretta da lì. Appunto si trova su questa isoletta. Le mosse che conosce questo Slowpoke sono Tuononda, Terremoto e Facciata, quindi non ha mosse particolarmente efficaci contro se stesso. L'esperta di Slowbro si trova al percorso 21 subito a sud di Biancavilla, quindi si arriva molto prima da lì. Le mosse che conosce questo Slowbro sono Inibitore, Calmamente, Sbadiglio e Palla Ombra, quindi essendo super efficace contro se stesso può fare parecchi danni. Gli esperti di Magnemite e Magneton si trovano alla via sotterranea tra il percorso 5 e il percorso 6 e si raggiungono un pochino più in fretta partendo da Aranciopoli. Le mosse che conosce Magnemite sono Cannon Flash e Supersuono, mentre le mosse che conosce Magneton sono Tuono e Iperraggio, quindi nessuno dei due ha mosse super efficaci contro se stesso, però potrebbero essere un po' impegnativi. L'esperto di Farfetch'd si trova ad Aranciopoli, vicino al centro Pokémon. Le mosse che conosce sono Danza Spada, Volo e Finto Attacco. L'esperto di Doduo si trova a Celestopoli nel negozio di bici, quindi si raggiunge abbastanza in fretta. Le mosse che conosce questo Doduo sono Danza Spada e Calcio Salto. L'esperto di Dodrio si trova al percorso 15 subito a est di Fuxiapoli, quindi si raggiunge abbastanza in fretta. Le mosse che conosce questo Dodrio sono Agilità e Botte in Testa. L'esperto di Seal si trova alle Isole Spumarine e si arriva prima partendo da Fuxiapoli. Una volta entrati alle Isole Spumarine si prosegue fino sul fondo, per l'appunto, dove c'è anche il coach, e dopodiché l'esperto si trova sulla destra vicino al, chiamiamolo, buco dove si può far cadere il masso. Le mosse che questo Seal conosce sono Sdoppiatore e Ripeti. L'esperto di Dugong si trova alle Isole Spumarine, sempre arrivando da Fuxiapoli. Il modo più rapido per arrivarci quindi è partendo da lì. Una volta entrati si scende la scala vicino al coach, dopodiché si prosegue qui in basso sulla destra, si prosegue appunto su questa scala che scende un'altra volta. Arrivati qui si va in basso a destra e si trova un'altra scala che invece sale, porta appunto a questa piccola zona dove c'è l'esperta. Le mosse che conosce questo Dugong sono Perforcorno, Tossina, Riposo e Protezione. L'esperto di Grimer si trova ad Azzurropoli, oltre la pozza d'acqua, accanto al casinò. Le mosse che conosce questo Grimer sono Minimizzato, Fuoco Pugno e Protezione. L'esperto di Mac si trova alla villa Pokémon all'isola Cannella, precisamente al primo piano. Una volta entrati, l'importante è essere sicuri che il percorso sia aperto. Nel mio caso, appunto, è chiuso. Dopodiché si va a destra e qui si trova la stanza con l'esperto. In basso. Eccolo qua. Le mosse che conosce questo Mac sono Nube, Frana e Tuono Pugno. L'esperta di Shelter si trova al percorso 19 a sud di Fuxiapoli, quindi si arriva molto più in fretta da lì. Le mosse che conosce questo Shelder sono Piattaguscio, Geloscheggia e Botte in Testa.
Esperta di Cloyster si trova al percorso 20 all'est dell'isola Cannella, appena fuori dalle isole Spumarine, quindi dall'isola Cannella si arriva un po' più in fretta. Le mosche che conosce questo Cloyster sono Barriera, Tossina, Protezione e Riposo. Gli esperti di Gastly, Hunter e Gengar si trovano tutti nella cittadina di Lavandonia, quindi non sono difficili da raggiungere. Gastly conosce soltanto Palla Ombra, così come Hunter conosce soltanto Palla Ombra, e Gengar a sua volta invece conosce Ipnosi, Mangiasogni e Fulmine, quindi comunque conosce Mangiasogni, che è super efficace contro se stesso. L'esperto di Onix si trova alla via sotterranea tra il percorso 7 e il percorso 8, sotto Zafferanopoli, quindi si fa prima ad arrivare partendo da Azzurropoli. Le mosse che conosce questo Onix sono Avvolgibotta, Tossina, Rafforzatore e Protezione. L'esperto di Drowsy si trova a Smeraldopoli, nel centro Pokémon, quindi si raggiunge abbastanza in fretta. Le mosse che conosce questo Drowsy sono Tuononda, Botte in testa e Meditazione. L'esperto di Hypno si trova alla torre Pokémon, più precisamente si trova al quarto piano. Le mosse che conosce questo Hypno sono Ipnosi, Congiura e Palla Ombra, quindi ha mosse che sono super efficaci contro se stesso. L'esperto di Krabby si trova ad Aranciopoli nel Pokémon Fan Club, o meglio alla sede del Pokémon Fan Club. Le mosse che conosce questo Krabby sono Troppo Forte e Forbice X. L'esperto di Kindler si trova a Zafferanopoli, alla Sylph, quindi si raggiunge abbastanza in fretta. Le mosse che conosce questo Kindler sono Agilità, Pestone, Idrovampata e Ghigliottina. L'esperto di Voltorb si trova alla centrale elettrica, quindi si può arrivare più velocemente partendo da Celestopoli. Una volta entrati si va sul fondo vicino al coach e poi si va a destra. In questa stanza appunto si trova l'esperto. Le mosse che conosce questo Voltorb sono Schermoluce e Comete. L'esperto di Electrode si trova al percorso 17, esattamente a metà tra Azzurropoli e Fuxiapoli, quindi si può raggiungere da una qualunque delle due città. Le mosse che conosce questo Electrode sono Stridio, Botti in testa e Scarmoluce. E di nuovo per ora ci fermiamo qui. Arriveranno poi gli altri due video con gli ultimi 50 Pokémon. E io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a seguirmi sui social, ci sono i link in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!